Il noto rapper Caparezza, rivolgendosi a chi criticava Galileo, canta di voler prendere il dito medio del grande scienziato al fine di infilarlo nel non meglio specificati pressi del perineo dei suoi detrattori. Questo è un canale per famiglie e non ci spingeremo a tanto. Tuttavia, spiegheremo cosa Galileo ha detto e come mai è stato frainteso. Vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di... Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. In questo episodio leggeremo alcuni brani tratti dal dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo. Come si capisce dal titolo, questo saggio è scritto nella forma di un dialogo, una conversazione in cui si alternano le battute di tre personaggi che sostengono da una parte Aristotele, dall'altra Copernico. Questi due sono rappresentati all'inizio dell'opera, li si riconosce perché tengono in mano un modellino del cosmo. Oggi non è molto comune leggere un saggio scientifico scritto come un dialogo, ma il dialogo è un genere letterario che ha accompagnato la scrittura scientifica fin dalle origini. Il primo a integrare il dialogo nel suo metodo di analisi è stato Socrate. Socrate era conosciuto per interrogare i suoi concittadini con una serie di domande che potevano essere impegnative, ma anche molto banali. Il fatto è che queste domande erano tante e insistenti. Che cos'è secondo te il bene? Che cosa intendi? E così via. Queste domande avevano lo scopo di risalire alle convinzioni profonde del soggetto a cui erano poste. Vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo parlato dei paradigmi, quelle definizioni da cui partiamo per capire il mondo, ma che a volte ci ostacolano per capire cose nuove. Ecco, quando qualcuno ci costringe a mettere in discussione i nostri paradigmi, come appunto faceva Socrate, non è qualcosa che capita di fare volentieri, e se si è disposti a farlo, non si cambia idea facilmente. E poiché queste definizioni sono radicate nei recessi della nostra mente, l'atto di portarle alla luce è simile allo sforzo che si fa quando si ricorda qualcosa di molto lontano nel tempo. Per questo il metodo di Socrate è detto anamnesi, che in greco vuol dire reminiscenza. L'anamnesi è un procedimento così fastidioso a cui sottoporsi che Socrate non era tanto ben voluto dai suoi concittadini. Non solo, venne addirittura messo a morte, con l'accusa di corrompere la mente dei giovani. Il dialogo era così fondamentale per Socrate che lui si rifiutò di scrivere un saggio che riassumesse le sue idee. Ai suoi tempi la scrittura era ancora una tecnologia relativamente recente e lui si poteva permettere di prendere questa decisione così radicale. L'allievo di Socrate, Platone, cercò invece di prendere il meglio dei due mondi e fuse la scrittura e il dialogo. In effetti, se ci pensiamo, un dialogo scritto è un controsenso, una specie di ossimoro. È un dialogo che non è davvero un dialogo, dal momento che viene scritto interamente dall'autore e che quindi può presentare tesi opposte alla sua, ma riesce a prevenirle e vincere sempre la discussione. Ed è questo genere di dialogo che Galileo mette in opera, il dialogo scritto che fa uso del metodo socratico dell'anamnesi. L'anamnesi era necessaria per andare a mettere in discussione una grande convinzione di quell'epoca, ossia l'autorità di Aristotele. Vediamo di che cosa si tratta. Il dialogo sui massimi sistemi è diviso in giornate,
È un po' un'usanza legata alla verosimiglianza che i capitoli delle opere scritte nella forma di dialogo siano intitolati secondo coordinate temporali. Se vi ricordate, i capitoli delle conversazioni di Fontenelle erano intitolati Sere. Nella seconda giornata del dialogo, Galileo affronta il tema dell'autorità di Aristotele e fa raccontare a uno dei suoi personaggi una storia divertente sul principio di autorità. Mi trovai un giorno in casa un medico molto stimato in Venezia, dove alcuni per loro studio ed altri per curiosità convenivano talvolta a vedere qualche taglio di anatomia, per mano di uno veramente non men dotto che diligente e pratico anatomista. Dovete sapere che in quell'epoca, nel 600, le lezioni di anatomia all'università erano molto particolari. Come oggi, studenti e professori si riunivano in una di quelle aule ad anfiteatro tipiche delle università. Al centro veniva trasportato un cadavere, una persona deceduta che aveva donato il corpo alla scienza, si spera volontariamente, e questo cadavere era lì per essere ovviamente sezionato. Ma il professore non lo toccava, ci mancherebbe. Chi sezionava materialmente il corpo era un assistente, che qualche volta era un barbiere, l'unico artigiano che possedeva ferri abbastanza affilati per completare quel lavoro. Una delle ragioni per cui i barbieri è gente che io in genere evito. Ma in queste lezioni, quindi, si creava una situazione molto strana. Il professore leggeva a voce alta il testo di anatomia, l'assistente sezionava il cadavere, ma non capiva quello che stava facendo. Erano movimenti che faceva a memoria, quasi come un rito. Quello che il professore leggeva non corrispondeva così bene a quello che l'assistente riscontrava. E in tutto ciò gli studenti apprendevano come meglio potevano. Ma torniamo a Galileo. Ed accadde quel giorno che si andava ricercando l'origine e il nascimento dei nervi, sopra di che famosa controversia tra i medici galenisti e peripatetici. Galeno era evidentemente un medico contrario alle tesi di Aristotele, i peripatetici invece sono i medici che sostengono invece Aristotele, dal nome di Peripato, che era la scuola di Aristotele. E mostrando l'anatomista come, partendosi dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale e diramandosi per tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo come il refe arrivava al cuore, voltosi ad un gentiluomo che egli conosceva per essere un filosofo peripatetico e per la presenza del quale egli aveva con straordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto, gli domandò se restava ben pago e sicuro l'origine dei nervi venire dal cervello e non dal cuore. Al quale il filosofo, dopo essere stato alquanto sopra di sé, rispose: «Voi mi avete fatto vedere questa cosa talmente aperta e sensata che quando il testo di Aristotele non fosse in contrario, che apertamente dice che i nervi nascono dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera». Insomma, questo dottore, pur vedendo con i suoi occhi che i nervi si collegano con il cervello, non ci crede, perché nel testo di Aristotele ha letto che derivano dal cuore. Se questa storia, che esemplifica il principio di autorità, ci fa sorridere, dobbiamo però anche riflettere sul fatto che è più vera di quello che sembra. Il principio di autorità esiste ancora oggi, non pensate che sia sparito. Pensiamo a un nome che ogni tanto appare nei discorsi, perlomeno quelli frequentati più spesso da me. Il nome di Umberto Eco. Umberto Eco viene citato spessissimo a sostegno di quella o quell'altra tesi. E in verità per buoni motivi. Umberto Eco ha trattato tantissimi argomenti e li ha trattati così bene che, credetemi, a volte è quasi impossibile non citarlo. Tuttavia capita non di rado che il suo nome, come quello di altri studiosi come quello di Aristotele, a seconda dell'argomento di cui si parla, viene gettato nel discorso come se fosse la parola conclusiva. Questo modo di fare ha un nome, si chiama name dropping. Dropping vuol dire lanciare, come si lancia una bomba che fa rumore e scoppia. E infatti, fateci caso, i nomi dei grandi studiosi non sono nomi silenziosi. Quando compaiono fanno chiasso, sono nomi roboanti, Umberto Eco.
E infatti, dopo il name dropping, l'effetto che chi ha sganciato la bomba ottiene è quello di una gran confusione nell'interlocutore. Ma è perfetto per dare la parvenza di avere ragione e così vincere la discussione. Sapete perché succede questo? Perché il nome di chi ne sa più di noi incute in alcuni una paura ancestrale, connaturata al nostro essere umani. Ha un nome che deriva dal latino, verecundia. È un nome che sta alla base della parola vergogna. La verecundia, però, è un tipo particolare di vergogna. Viene definita da Cicerone come la paura di un biasimo non immeritato, cioè il timore di dire o fare qualcosa che sia effettivamente sbagliato. E infatti la verecondia subentra quando si teme di poter dire qualcosa di sbagliato in contrasto con quanto detto da chi ne sa più di noi. Se vogliamo dare un nome un po' più antico al name dropping, infatti, lo potremmo anche chiamare argumentum ad verecundiam, un argomento che attacca, fa leva sulla verecondia di chi ascolta, incutendogli il timore di dire qualcosa di sbagliato, perché Aristotele, Umberto Eco o che sia, hanno detto un'altra cosa. Ma come si crea l'autorità? E ancora Galileo a spiegarcelo. Sono i suoi seguaci che hanno data l'autorità ad Aristotele, e non esso che se l'è usurpata o presa. E perché è più facile il coprirsi sotto lo scudo d'un altro che il comparire a faccia aperta, temono, né si ardiscono ad allontanarsi un sol passo, e piuttosto che mettere qualche alterazione nel cielo di Aristotele, vogliono impertinentemente negare quelle che vengono nel cielo della natura. L'autorità non ha colpa di essere autorità. Aristotele non si è imposto lui per essere la massima autorità della scienza. Tant'è che ciò è avvenuto molto dopo la sua morte nel Medioevo. Sono gli altri che hanno costruito l'autorità attorno ad Aristotele. Galileo dice per timore, per trovare sicurezza. Quello che vogliono fare in realtà, citando il suo nome, è rimandare a quello che lui ha scritto. Sapete come si chiama questo procedimento? Metonimia, scambio di nomi. Io dico il nome di Aristotele, ma in realtà mi sto riferendo a quello che lui ha detto. Ma non solo, sto anche chiamando in causa i suoi meriti, la sua intelligenza, e li sto usando a mio vantaggio, come se fossero miei. Però dobbiamo tenere a mente che chi fa riferimento al principio di autorità, molto spesso, molto più spesso di quanto non sembri in realtà, lo fa in buona fede. Cioè ha realmente convinzione di star facendo la cosa giusta. Quello che si vuole fare è una specie di sintesi. Però questo è questo approccio che è fallace, cioè rimandare alla spiegazione o dare per scontato che sia così ovvia da non aver bisogno di essere ripetuta. Tant'è che se chiediamo la spiegazione, la risposta che potremmo ottenere è più o meno: beh, se non sai chi è Aristotele, che te lo spiego a fare. Intanto vedete che la spiegazione, ossia il cuore del problema, viene sempre rimandato. L'argumentum ad verecondiam, o name dropping che dir si voglia, si può quindi trasformare in un argumentum ad ignorantiam. Se tu non riesci a dimostrare che Aristotele ha torto, allora io, che sto dalla sua parte, ho ragione. In sintesi, non è tanto il principio di autorità a essere sbagliato di per sé. Va bene che le grandi menti del passato siano dei punti di riferimento quando studiamo. Come dice infatti Umberto Eco, siamo nani sulle spalle di giganti. Però, infatti, siamo nani, un po' della nostra altezza ce la dobbiamo mettere, dobbiamo contribuire. Esiste infatti allora l'eccesso del principio di autorità, ed è appunto nascondersi dietro l'autore, usare il suo nome come metonimia di quello che ha detto per ottenere ragione in una discussione. E allora bisogna andare oltre il nome. Bisogna affrontare i fatti nei dettagli. Perciò dobbiamo tentare con il nostro interlocutore un approccio di anamnesi. Credo che i testi di Galileo si trovino in una sorta di limbo. Da una parte sono scritti benissimo. Italo Calvino diceva che prima ancora di essere un grande scienziato, Galileo era un grande scrittore. E perciò interessa a chi studia letteratura. Però allo stesso tempo Galileo parla di cose riguardanti le scienze naturali, in questo caso l'astronomia, che sono cose che
ci perdonerete, molto spesso non interessano agli umanisti. Viceversa, chi ne è interessato, magari è respinto proprio dal linguaggio che, sebbene molto fresco per l'epoca, oggi inevitabilmente suona molto antico. Perciò, quando si legge Galileo, bisogna fare in ogni caso un po' uno sforzo. Ma ne vale la pena perché questa scrittura, pur essendo antica, se si riesce a intravedere al di sotto di questa patina temporale, è molto cristallina. Un esempio magistrale di prosa argomentativa. Vediamo che cosa intendo. Per la più gagliarda ragione si produce da tutti quella dei corpi gravi che, cadendo dall'alto in basso, vengono per una linea retta e perpendicolare alla superficie della Terra. Argomento stimato irrefrangibile che la Terra sia immobile. Vedete, con buona scrittura non intendo parole che oggi possono sembrare ricercate come gagliarda, che in realtà vuole solo dire forte. È uno dei tanti tratti dell'epoca, così come le preposizioni che non sono unite agli articoli, de, i. Cerchiamo piuttosto di apprezzare il rigore dell'ordine delle proposizioni che, pur essendo messe in successione, raccontano con la subordinazione eventi che si verificano in contemporanea. Perché quando ella avesse la conversione diurna, una torre, dalla sommità della quale si lasciasse cadere un sasso venendo portata dalla vertigine della terra, nel tempo che il sasso consuma nel suo cadere, scorrerebbe molte centinaia di braccia verso oriente e per tanto spazio dovrebbe il sasso percuotere la terra lontano dalla radice della torre. Allora, l'italiano antico fa uso molto spesso di queste virgole per separare le subordinate, oggi siamo un po' più parsimoniosi, quando le vedete semplicemente cancellatele mentalmente. Il quale effetto confermano con un'altra esperienza, cioè col lasciare cadere una palla di piombo dalla cima dell'albero di una nave che stia ferma, notando il segno dove ella batte, che è vicino al piede dell'albero. Ma se dal medesimo luogo si lascerà cadere la medesima palla quando la nave cammini, la sua percorsa sarà lontana dall'altra per tanto spazio quanto la nave sarà scorsa innanzi nel tempo della caduta del piombo. E questo non per altro se non perché il movimento naturale della palla posta in sua libertà è per linea retta verso il centro della Terra. Questa, se ci pensiamo, è davvero un'argomentazione molto solida a favore della fissità del pianeta Terra. Scaccomatto Copernicani. Però pensiamoci, come si fa ad attaccare questa argomentazione? Teniamo conto che Galileo non poteva sparare nello spazio il suo telescopio. Tuttavia aveva uno strumento molto più potente, perfino dei razzi della SpaceX, la retorica. Ed è interessante vedere che nella scienza delle origini vengono ereditate dalla filosofia questi strumenti verbali di dimostrazione, strumenti oggi superati, ma che secondo me dovrebbero essere recuperati almeno nella fase di divulgazione del lavoro scientifico, perché aiutano a far comprendere. Oppure possono dare fastidio dal momento che stiamo andando a mettere in discussione quei paradigmi di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Vi ricordate l'esperimento del mazzo di carte? Il procedimento retorico che Galileo mette in atto viene analizzato nel dettaglio nel libro di Paul Feyerabend, Contro il metodo. Sentiamo cosa dice Feyerabend a proposito di Galileo. Nella storia del pensiero, le interpretazioni naturali, quelle che Kuhn invece chiamava paradigmi, sono state considerate o presupposti a priori della scienza oppure pregiudizi che devono essere rimossi prima di poter dare inizio a un serio esame. La prima opinione è quella di Kant e, in modo del tutto diverso e sulla base di attitudini molto diverse, quella di alcuni filosofi contemporanei della linguistica. La seconda opinione è quella di Bacone, che ebbe però dei predecessori, per esempio gli scettici greci. Galileo è fra quei rari pensatori che non desiderano né conservare per sempre le interpretazioni naturali né eliminarle completamente. Egli insiste su una discussione critica per decidere quali interpretazioni naturali possano essere conservate e quali debbano essere sostituite. Quindi la strategia
che Galileo mette in pratica per convincere il suo ipotetico avversario aristotelico non è quella di portare alla sua attenzione i fatti, per due ragioni. La prima è che lui stesso non ne ha abbastanza, le sue osservazioni al telescopio sono sufficienti per dimostrare che Aristotele non ha del tutto ragione, ma non sono neanche abbastanza per dimostrare che ha del tutto torto. Ma soprattutto, se avesse dei fatti che dimostrano il moto della Terra, probabilmente gli aristotelici li smonterebbero per farli rientrare nella loro teoria della Terra stazionaria. Lo scontro, quindi, non può essere solo tra fatti e teorie, ma anche tra le due teorie. E come si fa a descrivere le teorie? Ma lo abbiamo detto qualche episodio fa, con le metafore. Figuratevi ora di essere in una nave e di aver fissato l'occhio alla punta dell'antenna. Credete voi che, perché la nave si muovesse anche velocissimamente, vi bisognasse muovere l'occhio per mantenere la vista sempre alla punta dell'antenna e seguitare il suo moto? Qui c'è la risposta, perché si tratta di un dialogo. Sono sicuro che non bisognerebbe fare mutazione nessuna. E questo avviene perché il moto che conferisce la nave all'antenna lo conferisce anche a voi e al vostro occhio. Sì che non vi conviene muoverlo per rimirare la cima dell'antenna e in conseguenza ella vi apparisce immobile. Quindi quello che Galileo sostiene è che un oggetto che cade in realtà compie effettivamente una caduta diagonale, ma noi non ce ne accorgiamo perché ci muoviamo assieme ad esso. Ma se ci pensiamo bene, questa non è una prova del moto della Terra. La spiegazione per cui la Terra è statica e un oggetto cade dritto rimane ancora valida. Ma allora cosa ha fatto Galileo? In realtà non ha fatto poco, dal momento che eravamo partiti pensando che quella prova fosse indistruttibile. Sotterraneamente, Galileo ha individuato il presupposto di quella prova e lo ha sostituito con un altro. Si è servito della metafora per farlo, o come si chiama più precisamente, di un esperimento mentale. Galileo ha dimostrato anche che se il moto della Terra sembrava assurdo, ora è possibile. E quindi uno scienziato come lui aveva il dovere di investigare ulteriormente. Ma sapete com'è andata, no? Tra le prove del processo, inoltre, è particolare che venne portata persino lo stesso libro di Copernico, il De Revolutionibus Orbium Celestium. Nel libro, nell'introduzione, c'era infatti scritto: queste teorie non devono essere vere. Tuttavia, quelle non erano parole di Copernico. Era un'aggiunta che era stata fatta dallo stampatore nella speranza di rendere meno scandalosa la teoria, con il risultato di ottenere l'effetto opposto, ovvero che pochi la presero sul serio. Le rivoluzioni, infatti, ci mettono tanto tempo per diffondersi. E prossimamente parleremo di un'altra grande rivoluzione, l'evoluzionismo. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro, Lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing. Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto!